Rispetto a questa metodologia non c'è stata una scelta preordinata o di una scelta indicata dalle gerarchie dell'assessorato dell'Ares, c'è stata invece una presa di coscienza del direttore del distretto e mia rispetto ad una metodologia che ci avrebbe potuto agevolare nel perseguire degli obiettivi che noi comunque ci eravamo dati, a prescindere dalle indicazioni avute, in quanto è chiaro che essendo sul campo tu hai l'immediata percezione di quello che ti serve, però dell'obiettivo che anche vuoi raggiungere, però spesso ti manca il metodo e ti mancano i mezzi culturali, se si vuole, per raggiungere quell'obiettivo, che sono, come oggi abbiamo visto, ieri abbiamo visto, sono anche dei metodi di ingegneria gestionale sostanzialmente. Nello specifico potevamo scegliere naturalmente diversi progetti, però abbiamo voluto puntare su una patologia di grande diffusione e di grande riflesso sulla gente e sull'assistenza, che è la patologia diabetica. Questo perché? Perché la patologia diabetica ha un limite ed un vantaggio. Il limite è quello di coinvolgere spesso impropriamente le strutture ospedaliere classiche. Il vantaggio è quello che, essendo una malattia di carattere sociale, circa il 10-12% delle risorse sono impegnate direttamente o indirettamente sulla patologia diabetica. È chiaro che investendo in un settore dove, su una patologia dove sono investite tantissime risorse, si poteva più immediatamente e più concretamente rilevare il beneficio della metodica. Il concetto è chiaro: se una patologia è ampiamente diffusa, consuma tantissime risorse in termini organizzativi, strutturali, farmacologici, dove sono impegnate tantissime persone, dove sono impegnate e dove sono impegnati tantissimi mezzi, sia terapeutici che diagnostici, è chiaro che sulla filiera di questo impegno le possibilità di cattivo utilizzo o di spreco sono potenzialmente molto alti. Quindi abbiamo voluto indagare questo settore come settore sintomatico, ecco, è rivelativo di un processo, di una metodologia che da un punto di vista proprio di ingegneria gestionale avrebbe potuto portare un beneficio. Ecco, abbiamo voluto concentrarci su qualcosa che, se ci dava benefici, ce li avrebbe dati nel breve termine o breve medio termine, e quindi portare immediatamente all'attenzione dei più la metodica, e se la metodica avesse avuto effettivamente gli effetti sperati. Lo sponsor assolutamente è stato individuato in un target che ha compreso il direttore del distretto, il responsabile del presidio, io, e il responsabile dei medici di medicina generale. Abbiamo voluto mettere a questo livello anche i medici di medicina generale, perché il coinvolgimento di prima linea in questa patologia è sempre dei medici di medicina generale. Per quanto riguarda il leader del progetto, abbiamo individuato il leader del progetto nel responsabile della unità operativa di malattie metaboliche e diabetologia già esistente nel presidio territoriale. Per quanto riguarda invece i componenti del team, abbiamo preso quelle figure che più significativamente intervenivano nel processo del follow up del paziente diabetico. Cioè, dal momento in cui il paziente potenzialmente da diabetico o già riconosciuto diabetico accede all'ambulatorio di medicina generale, sin al passaggio attraverso lo specialista, quindi gli specialisti interni alla struttura, poi la riconsegna del paziente al medico di medicina generale
che chiude chiaramente la filiera del circolo virtuoso. È chiaro, in questa filiera di circolo virtuoso non è solo l'endocrinologo, lo specialista coinvolto in prima persona, ma ci sono altri specialisti che quindi noi abbiamo messo nel team. Più precisamente, il team è composto da due medici di medicina generale che comprendono due ambiti territoriali differenti per avere uno spazio anche importante di diffusione del progetto. Poi abbiamo preso un endocrinologo componente dell'unità operativa, poi un cardiologo, in quanto la patologia cardiologica connessa o nello studio della patologia diabetica interviene sempre il cardiologo. Abbiamo preso un pediatra per gli aspetti pediatrici della malattia diabetica, abbiamo preso un geriatra per gli aspetti geriatrici della malattia diabetica, cioè abbiamo inteso coinvolgere tutte quelle figure che necessariamente dovevano essere presenti sul percorso di un paziente diabetico medio. Naturalmente tante altre figure sono coinvolte, ma in questa fase non l'abbiamo voluta mettere nel team. Mi riferisco all'oculista, mi riferisco al chirurgo vascolare, perché seppur intervengono con una certa sistematicità nel percorso della patologia diabetica, intervengono in un percorso per noi già abbastanza codificato, non quindi migliorabile, in quanto non l'abbiamo riconosciuto come momento di criticità del percorso, e anche per non rendere il team in questa fase sperimentale estremamente numeroso, perché è chiaro che i momenti di aggregazione di tutto il gruppo di lavoro sono dei momenti che vengono poi sottratti al lavoro, vengono sottratti agli impegni, vengono sottratti a tante cose, per cui dal nostro punto di vista più è numeroso il gruppo di lavoro, più è difficoltoso stabilire il momento dell'incontro di questo gruppo di lavoro. I risultati attesi sono dei risultati veramente molto semplici. Ci siamo dati degli obiettivi raggiungibili e verificabili abbastanza facilmente. Nello specifico, i risultati attesi sono una riduzione di circa un terzo della degenza ospedaliera e la riduzione di circa un terzo degli accessi impropri negli ospedali. In poche parole, su una popolazione potenziale di 100 pazienti, vorremmo poter evitare l'ospedalizzazione di almeno il 30% di essi, o come momento di complicanza della malattia o come momento di primo accesso alla malattia.